fase 2, una partenza complessa, complicata, ci sono l'84% delle imprese, le imprese italiane sono ripartite e tra queste ci sono anche tante imprese artigiane, purtroppo però non tutte, perché alcune sono ancora ferme. Ne parliamo con Luca Crosetto, presidente di Confartigianato Imprese Cuneo. Presidente, la maggior parte, soprattutto le imprese dei settori meccanici, siderurgico, insomma, sono ripartite. Sono ripartite come? Ma diciamo innanzitutto, mi pare oggi dalle telefonate, dagli incontri che ho avuto con tanti colleghi, con tanta voglia di ripartire, con un po' di finalmente sguardo positivo al futuro, con soprattutto la voglia di poter ricominciare quello che era la quotidianità fino a circa 2 mesi fa e diciamo a riprendere quella che secondo noi era l'attività quotidiana. Mai ci saremmo aspettati che ci fosse stato un problema come quello che ci ha colpito negli ultimi 50-60 giorni, quindi in tutti i colleghi c'è questa voglia di ripartire, questa voglia di trovare un modo di guardare positivo alle prossime settimane, perché riteniamo che comunque questo sia il compito degli imprenditori, che accanto a loro hanno collaboratori, familiari, e qui è nella necessità di dover far ripartire le loro aziende. Ecco, voi avete fatto una battaglia molto pressante per far sì che venissero aperte le aziende artigiane, alcune però ancora sono chiuse. In questi giorni state continuando questa richiesta, questo pressing al governo? Sì, questo pressing noi lo stiamo continuando a portare avanti perché riteniamo che ci siano delle attività, quelle legate al benessere della persona, piuttosto che in parte ancora alcune attività legate al mondo dell'alimentare e alcune altre attività che purtroppo sono ancora chiuse, che rischiano ancora di esserlo, così come alcuni ristoratori, fino addirittura al mese di giugno. Noi riteniamo di aver toccato con mano come mai, come in questa occasione, tutti i colleghi, tutti gli imprenditori con i quali ho avuto modo di dialogare abbiano veramente molto chiaro quello che è il tema della sicurezza. Sono stati loro i primi a contattare l'associazione perché noi fossimo loro accanto per studiare, quando ancora non si sapevano quelli che potevano essere i protocolli, i modi e i metodi migliori per riuscire a difendere non solo loro stessi, perché comunque all'interno delle nostre imprese molto spesso abbiamo sì collaboratori che sono quasi come mai dei familiari, ma abbiamo molto spesso fratelli, zii, nipoti, figli, quindi le nostre aziende molto spesso sono una grande famiglia, quindi abbiamo voluto insistere su questo perché il tema della sicurezza è il tema primario che tutti noi abbiamo voluto mettere al primo posto. Hanno detto alcuni economisti che questo è il momento della svolta del nostro paese, quindi anche delle piccole imprese, la svolta verso il digitale, verso l'utilizzo delle nuove tecnologie. Siamo stati un po' costretti, però forse adesso stiamo imparando ad usarle di più. Sicuramente questo è stato un obbligo forzato, è stata una necessità che in questi ultimi 50-60 giorni ha visto tutte le imprese comunque doversi confrontare. Abbiamo però una grande necessità, abbiamo la necessità che anche nei territori più difficili, soprattutto le terre alte di questa nostra grande provincia, possano essere messe nelle stesse condizioni di altri territori. Quindi la richiesta pressante che noi facciamo, proprio perché non potremo più fare a meno del digitale, è di poter aiutare anche quelle imprese, quelle piccole o grandi imprese che sono in quei territori ancora lontani dall'essere, diciamo, vicine al mondo del digitale, perché comunque la rete internet non è ancora presente, perché il digitale non è stato per loro ancora una concessione. Quindi chiediamo uno sforzo ulteriore a chi ci governa affinché tutti abbiano questo tipo di possibilità, proprio perché questa provincia da sempre ha dato molto a questo paese e lo può dare anche in quei territori che diventano e continuano a essere un presidio, perché noi abbiamo tante aziende che continuano a essere un presidio, soprattutto in quei territori più complessi, le terre alte che in questa provincia abbondano. Fase 2, una ripartenza complicata con tanti dispositivi di sicurezza in più, ma anche con tanta voglia di ripartire e di cominciare a ritornare al lavoro. Ne parliamo con Daniele Casetta, che è un imprenditore di carpenteria metallica del nostro territorio cuneese, ma non solo, è anche vicepresidente vicario di Confartigianato Cuneo, zona di Alba. E quindi ci siamo spostati in Langhe Roero, un territorio
che ha un grande potenziale dal punto di vista artigianale. Come avete vissuto questo lockdown? Ma l'abbiamo vissuto come tutti con preoccupazione, perché comunque di fatto da oggi si riparte, ma con un po' di burocrazia in più, con qualche problema in più e con molte incertezze, perché il nostro è uno dei territori, cioè una parte del nostro territorio è patrimonio dell'UNESCO, quindi è molto vocato al turismo. Noi abbiamo la fortuna di avere delle grandi aziende industriali sul nostro territorio, che sono la fortuna del nostro territorio, affiancate da tante aziende artigianali e da un indotto del turismo che logicamente si riflette anche sul nostro mondo, perché se noi immaginiamo tutto il comparto del food e comunque anche quello degli agriturismi, perché non dimentichiamo che dietro a un territorio vocato al turismo c'è sempre bisogno del lavoro degli artigiani per riuscire ad accogliere questi turisti nel miglior modo possibile. Quindi ad oggi la preoccupazione sul nostro territorio c'è, perché fin tanto che ci sarà la paura, perché di questo si tratta in questo momento, che è umana e comprensibile, noi l'incertezza non la dimenticheremo, cioè saranno due cose che andranno via insieme. Nella sua azienda, Casetta, siete ripartiti in pianta stabile con tutti oppure andate a ranghi ridotti? No, noi siamo talmente piccoli che se andiamo ancora a ranghi ridotti ci azzeriamo. No, ho due dipendenti e oggi sono entrati tutti, hanno cessato la cassa integrazione e siamo ripartiti con i lavori che avevamo già, con le commesse che avevamo già e che abbiamo dovuto sospendere quando c'è stato il lockdown del 23. E tanti nostri clienti adesso hanno fretta di recuperare il tempo che si è perso, che da un lato comunque è positivo. Ci auguriamo che abbiano anche fretta nell'effettuare i pagamenti, perché questo è un altro pezzo di quell'incertezza di cui pagavo prima, cioè non avere la sicurezza che il lavoro che si sta facendo venga corrisposto nei tempi dovuti. Ad oggi la ripartenza per noi significa avere tanto entusiasmo, ma sappiamo anche che significa avere tanta burocrazia in più, perché nei giorni scorsi abbiamo fatto di tutto per rendere la nostra azienda, nella fattispecie, pulita, l'abbiamo sanificata. Oggi la prima cosa che abbiamo fatto, ci siamo trovati con i ragazzi, ognuno si è preso il ruolo di pulire una parte di azienda, oltre alle proprie attrezzature e tutto. C'è da dire che comunque ci sono un sacco di firme da fare, un po' più di carta e poi sempre la paura che di non fare abbastanza, perché noi comunque... Insomma, ecco, il problema della burocrazia continuiamo ad averlo. Ah sì, perché il coronavirus. Perché è un po' come quando arriva un controllo in cantiere, cioè tutti ce la mettiamo tutta nel rispettare le regole, però il timore che qualcosa scappi ce l'abbiamo. Non scappa, però sappiamo com'è. Ecco, ma i dispositivi di sicurezza li avete? Avete tutto quello che serve? I dispositivi di sicurezza li abbiamo pagati non quello che ha dichiarato il nostro primo ministro, ma li abbiamo trovati. Per fortuna siamo riusciti a trovare l'alcol, siamo riusciti a trovare l'ipoclorito, abbiamo trovato i guanti, abbiamo trovato le mascherine FFP2. C'è da dire che noi che siamo solamente in tre, comunque è già stata una spesa riuscire a mettere tutti in condizioni di ripartire in sicurezza. Sono contento di averlo fatto, perché la cosa fondamentale è che nessuno si ammali nella nostra azienda e veramente non ci sono soldi che paghino la salute nostra e dei nostri dipendenti, perché se ci ammaliamo noi o se si ammala un nostro dipendente, i guai sono seri, perché sappiamo quando uno contrae il virus, non sappiamo quando uno rimarrà negativo al tampone. Ho sentito un ragazzo che è rimasto positivo per 50 giorni, per me sarebbe un disastro rimanere positivo per tanto tempo, quindi assolutamente non, come sempre non possiamo permetterci di ammalarci.